Dal 1 al 4 febbraio un evento assolutamente da non perdere. Nella chiesa del Carmine di Taranto, i simulacri della passione in Puglia. La mostra Facies Passionis, con l'aiuto delle confraternite di tutta la Puglia, da Noci a Molfetta, da Valenzano a Bari, da San Severo a Bitonto, a Mottola, a Manduria e ancora a Molfetta. Un momento assolutamente importante di fede e di tradizione, e noi siamo stati presenti alla conferenza stampa tenuta e organizzata dalla Confraternita del Carmine e presentata dal collega e confratello del Carmine, Domenico Palmiotti. Taranto e la nostra chiesa del Carmine sarà culla della pietà popolare pugliese. Ospiteremo 10 fra le più rappresentative espressioni di forme d'arte della pietà popolare, 10 statue per raccontare alla fine la passione del nostro Signore e soprattutto per raccontare gli elementi devozionali che questi simulacri raccolgono sui loro territori. È un bel momento che ha promosso Taranto per, diciamo, per importanza, direi mondiale, ed è stata un'idea opportuna perché le confraternite sono delle realtà ecclesiali laicali importanti in Puglia, come lo sono in Sicilia, nelle regioni meridionali soprattutto, perché al nord è sconosciuto questo fenomeno. Taranto dunque che rivede una sua vocazione per quel turismo religioso di grande impatto emotivo. Il Cristo che esponiamo non ha gli occhi chiusi, perché è il Cristo nell'attimo prima di risorgere, quindi è la vita. Non, nella nostra cultura, e soprattutto nella cultura di fede della nostra Chiesa, la morte è soltanto un passaggio, ma la grande testimonianza della fede è la resurrezione. Ha portato il suo contributo Don Emanuele Ferro, parroco della Basilica di San Cataldo, che ha ricordato il comune cammino tra la parte nuova e quella antica della nostra città. Venerdì 2 febbraio, ci ha ricordato Domenico Palmiotti, si terrà presso il Polo Universitario alle ore 10 il convegno dal titolo L'arte veicolo di fede tra mecenatismo e pietà popolare nell'Italia meridionale dal 600 ai nostri giorni. Don Marco Gerardi. C'è un dialetto della fede? Assolutamente sì, la pietà popolare che naturalmente si svolge attorno a delle espressioni artistiche come possono essere le statue, le immagini, comunque sono un dialetto della fede. Se i testi biblici e le omelie possono essere comprese da chi ha una infarinatura di fede, un'immagine è decifrabile da tutti. Parla di un mistero, parla di un evento, parla di un dono. E questa mostra vuole assolutamente far questo, veicolare questo dialetto della fede attorno al quale intere generazioni, intere popolazioni si sono sempre riconosciute. E poi a metà strada tra il momento dell'Avvento e la Settimana Santa con la Pasqua, tutto ciò assume un particolare valore. Sì, assume un particolare valore perché, se ci pensiamo bene, queste statue sono tutte legate alla tradizione della Settimana Santa, che però ognuno vive giustamente nel proprio territorio.